la situazione che ci troviamo a fronteggiare è quella di dover nutrire un pianeta in cui la popolazione cresce sia dal punto di vista dei numeri che dei fabbisogni alimentari. A fronte di questo non possiamo aumentare la superficie coltivata perché altrimenti rischiamo di distruggere gli ecosistemi naturali e dobbiamo anche diminuire l'impatto sull'ambiente delle produzioni agricole, quindi ridurre il consumo d'acqua, di fertilizzanti, di energia e di prodotti chimici. Qual è la strada che ci può consentire di ottenere questi traguardi senza che tutto questo comporti un insostenibile aumento dei prezzi delle derrate alimentari che giocoforza causerebbe grosse tensioni a livello politico-economico? La strada, secondo molti, è quella di fare uso dei progressi tecnologici. È ovvio che bisogna farne un uso oculato, bisogna valutare di volta in volta qual è il rapporto costi-benefici, però volersi chiudere a tutti i costi alla tecnologia nel pensare a quella che può essere l'alimentazione del futuro non è sicuramente una scelta vincente. Purtroppo in Italia sembra invece prevalere una nostalgia per il passato che rischia di riportarci indietro sia da un punto di vista economico che anche tecnologico.